Salve ragazze e salve ragazzi, oggi sono qui per farvi un video un po' diverso dal solito. Infatti volevo comunque mostrare e parlare un po' dei telefoni che ho avuto io da quando ero piccola ad oggi. Quindi partiamo da quando ero piccola proprio. È un telefono che comunque ora non me lo posso più mostrare ed era quel vecchissimo Nokia che penso tutti quanti, almeno quelli comunque della mia età e anche prima, hanno avuto, perché era comunque uno dei telefoni comunque anche più belli da avere ed era comunque bellissimo, era stupendo comunque i giochi che c'erano dentro. Io comunque non ho iniziato prestissimissimo ad avere comunque cellulare, a differenza comunque dei ragazzi d'oggi, e l'avrò avuto verso tipo gli 8 anni penso, e forse no, qualcosa pure prima. E però non era un telefono comprato appositamente per me, ma era un telefono che comunque era dei miei fratelli o comunque dei miei genitori. Quel telefono però comunque purtroppo già quando ero piccola mi fu rubato, perché, o meglio, ora vi racconto bene come andò. Lo tenevo, cioè lo solito uscire sempre con la borsetta e tenere il telefono dentro. Quella sera andai a McDonald's e, come sempre, qualcosa che mi capita ancora tutt'oggi, mi dimenticai la borsetta sul tavolino. Logicamente stava il telefono dentro, quando tornai non lo trovai più. Provai pure a chiedere comunque a quelli del McDonald's se l'avevano visto qualcosa, ma comunque non si seppe niente. E quindi già quando ero piccolina ho perso comunque un telefono. Vabbè, ma sono cose che possono comunque succedere, è stata comunque una mia distrazione. Poi dopo di quel telefono ebbi questo qui, che come vedete anche è rotto, che è un Siemens, che comunque si mantiene sempre sul genere del Nokia. Ho quel telefono carino, però ad oggi comunque non penso funzioni più, sincera, non l'ho manco più provato ad accendere niente, però comunque non so perché li comunque tenevo conservato tutti i telefoni, non so come mai, ed era quindi questo qui. Anche questo qui comunque teneva i giochi, tipo un gioco bellissimo che stava anche su Nokia, era Snake se non sbaglio si chiama, però lì del serpentino che doveva mangiare le mele man mano si allungava, era un gioco stupendo. Poi dopo passiamo comunque alle medie, cioè quando sono stata comunque alle medie, e lì iniziò a uscire lo smartphone, se non sbaglio uno vecchissimo, doppissimo della Samsung, se non erro era il primo. Io lo desideravo, lo volevo per Natale, però poi vidi per pubblicità quest'altro tipo di telefono, che è un Sony Ericsson che si apre così. Dietro ci sono tutti i miei adesivi e qui appesi anche tutte queste cose che si portavano all'epoca. Questo era un nuovo Kinder, anzi sfiga, si è un po' deformato, però era bellino. Poi abbiamo Hello Kitty, sempre presente, Winnie the Pooh, piccolino, solo metà è rimasto, e questo qua, ah, questa, penso che anche solo questo pezzo è rimasto, lo teneva il continuo del Super Chups. E poi qui dietro un cuoricino tutto scambiato il colore, e un altro cuore anche qui. E questo telefono qui lo facevo vedere su MTV, che era un canale stupendo che purtroppo non c'è più, almeno che io sappia non c'è, non so, forse se si è trasferito su qualche rete privata, ed era stupendo, mi piaceva tantissimo. Infatti dissi vabbè, non prendo più con quello smartphone che all'epoca costava parecchio, che poi ad oggi diciamo non è più comunque è pessimo come telefono a differenza di quelli che ci sono oggi, però per l'epoca era un buon telefono. E quindi decisi di prenderlo questo qua, anche se non era touch, mi piaceva tanto perché si potevano fare funzioni, tante funzioni, si collegava a internet, faceva le foto e comunque mi piaceva, si poteva mettere, se non sbaglio, pure l'SD, se non erro, qua sopra ci sta un qualcosa, non so ora cosa sia. E mi piaceva tantissimo comunque questo telefono, si poteva ascoltare la musica, tante cose. E questo qui infatti l'ho avuto per un bel po' di tempo, fino a quando lo cambiai, perché mi sa che mi lasciò, mi sa che questo telefono mi lasciò, sì,
perché mi sembra che la batteria non funzionava più. Ah, però è bellino pure perché qui dietro si illuminava, non si vede bene ora, però qui in mezzo si illuminava. Ah, mi sono dimenticata di prendervi un telefono. Un attimo, come tornata, me l'ho dimenticata che tra questo, infatti poi metto comoda, tra questo telefono delle quindi elementari a questo telefono delle medie c'è stato questo stupendo Motorola che l'ho avuto questo quando ho fatto la comunione, quindi sì, ho iniziato prima con i cellulari, che la comunione l'avrò fatta verso gli 8-9 anni, quindi l'ho avuto prima il cellulare. E questo telefono era stupendo, veramente sottile, era stupendo, sottilissimo. Guardate qui, era veramente stupendo questo Motorola, e penso che comunque funziona ancora questo, perché ogni tanto quando mi si rompe, capitato mi si è rotto il cellulare, ho utilizzato questo ancora tutt'oggi, funziona benissimo, la batteria ottima, tutto quanto ottimo. Questo qua veramente è un telefono stupendo, ero felicissima di averlo. Sono stata comunque una delle prime, cioè aspetta, è giusto che uscì in negozio e lo andai a comprare. Poi di questo rosa così stupendo, veramente bellissimo. Poi si potevano fare le foto sia con l'interna, tenere la fotocamera interna, se, cioè interna in realtà, scusate, tenere la fotocamera esterna, poi se si chiudeva si potevano fare selfie, fotocamera interna, infatti selfie. Uno pensa che comunque solo una cosa recente, ma in realtà non lo sono, perché anche anni addietro siamo sempre fatti i selfie tutti, infatti almeno io li ho sempre fatti. Poi ora diciamo si sono più sviluppati, ma già esistevano, infatti io con questi qua mi sono fatta tantissimi selfie, in caso se ritrovo qualche immagine ve la faccio passare. E veramente questo qua era stupendo, lo pagai sui 100 e qualcosa se non erro il prezzo. E questo qua davvero un telefono stupendo e ancora ottimo, cioè questo qua funziona ancora. Poi secondo me funzionerebbe ancora quel vecchissimo Nokia, perché veramente di quelli sono proprio ottimi, non si rompevano, la batteria durava tantissimi giorni, veramente erano ottimi. Poi andiamo a telefoni un po' più recenti. Poi comunque lasciato questo qui, passai comunque anch'io agli smartphone. Questo qui, aspettate che levo la cover, questo Sony Xperia SP se non erro, questo è, che era stupendo con il led di notifica qui sotto che si illuminava, ed era questo proprio ciò che mi piaceva, appunto che, per quale io l'ho scelto, perché io non sono una persona molto semplice per scegliere cellulari, ma mi devono già piacere esteticamente e poi devono avere all'interno anche tante altre cose comunque buone che mi soddisfano. Questo qui comunque è stato un buon telefono, veramente ancora oggi funziona. L'unica cosa che io comunque non ho un bel rapporto con i cellulari, e a parte mamma è qua, la tenevo la pellicola e sta togliendo, non so se è riuscito a vedere, ma qui non so per quanto si possa vedere, si è andato, c'è tutto comunque una crepa, non si vede bene dalla camera, c'è una crepa che mi va a finire anche sulla telecamera interna, perché mi cadde, ma nemmeno da, voi potete dire wow quanti metri sarà caduto, no, stavo proprio appoggiata a terra e cadde, e quindi si è distrutto e non potevo farmi più i selfie. Però diciamo quello era un problema un po' minore, perché comunque sono stata infatti ancora un bel tempo da quando mi si è rotta la fotocamera interna, che comunque mi arrangiava a fare in altro modo. Ancora che questo qui bellissimo, la memoria diciamo con me, secondo me anche l'iPhone da 200 e passa giga riuscirebbe, che ho la memoria piena. Anche qui ho messo l'adesivo, è stato comunque un bel telefono e mi è durato parecchio tempo. E infatti comprai pure una cover più carina, che è questa qui col gattino, che è stupenda. Ora pagai poco, subito arrivo. E niente, questo qui l'unico problema è che appunto cade oggi, cade domani. Mi si è fatto anche il tastierino qui, che si leva ad oggi, se riesco lo faccio vedere tolto, ma non penso, lasciamolo stare così. Mi si leva il tastierino e quindi quando devo andare a bloccare, a fare i screenshot
o a riavviare il telefono, a spegnerlo, mi crea sempre problemi perché io voglio fare una cosa e lui decide di farne un'altra. E quindi poi decisi comunque di andare a cambiare il cellulare. In realtà il cellulare che ha avuto dopo di lui non l'ho pagato perché comprai il tablet. Il tablet dopo mi iniziò a dare dei problemi, quindi lo portai dove l'avevo comprato perché era ancora in garanzia e la prima volta l'aggiustarono, poi dopo di nuovo aveva il problema, l'ho portato a riaggiustare e in negozio, per diciamo scusarsi, mi diede comunque un telefono allora scelta però, ed ebbi questo qui che è un Sony Xperia M2. Sì, M2, che anche questo comunque ha fatto il suo lavoro, è anche buono come telefono. Anzi, io con il Sony Xperia mi sono trovata veramente bene, cioè il mio Sony primo è stato questo qua, che era un Sony Ericsson, che poi comunque, ah, di questo qua era stupenda anche la scatolina, ora non ce l'ho più, l'ho buttata, però era stupenda. Poi sono passata comunque a quest'altro Sony, anche questo mi sono trovata bene, e anche con quest'ultimo mi sono trovata bene. L'unica pecca sono sempre comunque la memoria. Questo qui, comunque, essendo che me l'avevano scelto loro, mi sono un po' adattata nel frattempo che lo andassi a comprare uno nuovo. Però con questo qua mi sono trovata comunque bene. Quando però decisi di cambiarlo, questo qua l'ho deciso comunque di cambiare dopo poco tempo. Ah, entrambi si accendono ancora. Funziona anche questo, l'ho utilizzato anche proprio recentemente, tipo un mesetto fa, sono andata a utilizzare questo. Questo qua decisi di cambiarlo perché un giorno stavo a scuola, volevo utilizzarlo e tipo, come ve lo posso spiegare, iniziava a fare tutte linee, il telefono si spegneva e si riavviava da solo e io non avevo più comando. Ad un certo punto si è spento e non si accendeva più. E io lì logicamente stavo in panico, stavo a scuola, non potevo contattare nessuno e comunque non riuscivo comunque più a usarlo. Questo anche è vero che non bisogna usare i cellulari a scuola, quindi non fatelo specialmente durante le ore di lezione mentre i professori stanno spiegando, magari nell'intervallo lo prendete e lo utilizzate. Però comunque a me mi lasciò e quindi da lì iniziai a cercare delle offerte per dei cellulari. Anche a questo comunque gli presi una cover carina, questa qui. L'ho presa a Porta Garibaldi a Milano, c'è un negozio nella stazione. Tiene tutto dietro, come se fosse dietro di me, tutte quante cover di tutti i tipi di telefoni. Io riuscii infatti a trovare anche per il mio, che era impossibile, questa cover stupenda. Ed è bellissima, l'ho pagata 5 euro tipo e l'ha presa sia a me infatti che a Rita, che teneva un telefono dove non si trovavano cover carine, e gliel'ha presa a lei con i cuffetti. Ma veramente stupendo questo, diciamo, negozio. Quindi se vi trovate a passare per Porta Garibaldi a Milano, fateci un salto che è veramente ottimo. E quindi poi decisi di abbandonare questo perché c'era un'offerta di una ragazza che si vendeva un telefono che era l'LG LG, non mi ricordo ora come si chiama, scusatemi. Comunque vi metto qui la foto di qual è il telefono di cui vi sto parlando, ed è un telefono curvo ed era stupendo, veramente mi è piaciuto tantissimo. Ho pagato 80 euro poi, ma nessuna pecca, era come nuovo, con la cover anche mi ha dato, veramente stupendo come telefono. Era appunto curvo, dietro teneva la cover di protezione, che si facevano piccoli graffi, tipo mettendolo in tasca o in borsa si autoriparava, non chiedetemi come, ma lo faceva. Mentre poi il telefono appunto teneva, non era LED ma era OLED tipo, ed era appunto curvo, e per vedere comunque video, che sapete che vedo comunque spesso video su YouTube, era proprio ottimo perché era molto più bello comunque vederlo curvo. E infatti poi, diciamo, a primo impatto vi fa strano curvo a tenerlo in mano e tutto, ma poi dopo cosa di 2 giorni vi abituate e vi fa strano tenere quello lì piatto. Veramente quello è stato un telefono
stupendo, buona anche la memoria, perché dopo un bel po' mi ha detto che avevo memoria piena. Però veramente quello è stato un buon telefono che ve lo consiglio sinceramente. La batteria inizialmente durava di più, poi ho passato il tempo, ha iniziato sempre a durare di meno, ma come tutti i telefoni. E veramente comunque è stato un buon telefono, quello lì mi è piaciuto, l'ho avuto per un annetto tipo, perché purtroppo un mesetto fa mi ha abbandonato e io quel giorno stavo in panico, perché all'improvviso l'avevo lasciato comunque in carica, era nel pomeriggio, lo sono andata a prendere e all'improvviso mi si spegne. Dico va bene, ogni tanto, visto che io non lo spengo mai, dico vabbè, ogni tanto ha bisogno di spegnersi, ci sta. Però dopo si riavvia, si riaccende, si rispegne e da lì non si è più riacceso. E io lì quindi stavo in panico, non sapevo più cosa fare. Logicamente fortuna che comunque stavo in casa e quindi avevo il computer, se volevo comunque contattare, perché comunque mettevo sul computer, su Facebook, e potevo comunque parlare con le altre persone e confrontarmi. Ma se no altrimenti non avrei saputo proprio cosa fare, cioè mi aveva abbandonato completamente. Nello stesso giorno poi non solo mi ha abbandonato il telefono, ma mi ha abbandonato anche la fotocamera con il quale io giro i video. E quindi era ancora un po' un dramma per me, che poi la fotocamera ha fatto un po' a pezzi. Credo che sia la batteria e sono comunque alla ricerca della batteria, anche se non sto riuscendo a trovarla, infatti penso che la comprerò su internet a questo punto, oppure comprerò proprio una fotocamera nuova. Ma veramente quel giorno è stato nero per me, io comunque non sapevo cosa fare, tenevo da un lato la fotocamera che non si accendeva più, dall'altro lato tenevo il telefono che nemmeno mi funzionava più, io non sapevo più cosa fare. Fortunatamente il telefono era ancora in garanzia e l'ho portato al centro assistenza e dopo circa 3 settimane mi hanno dato un nuovo telefono, che è questo qui che ho oggi, che è sempre dell'LG ed è il G5 SE ed è un telefono veramente molto carino, sottile, di questo colore silver. Qui abbiamo la doppia fotocamera, l'impronta comunque digitale. Cioè qui abbiamo il pulsante di blocco dove possiamo anche fare il riconoscimento con l'impronta ed è veramente stupendo. Qui sotto poi si può staccare, anzi ora ve lo faccio anche vedere, andiamo a spegnere prima il telefono. Ok, si sta spegnendo. Ed è veramente comunque un telefono buono, mi sto trovando bene, la batteria dura come tutti i telefoni, dipende comunque dall'uso che si fa. Giorni che non utilizzo arrivo a sera con ancora tantissima batteria, giorni invece dove lo sfrutto tantissimo arrivo a pomeriggio che già sta al 10%. Comunque stavo dicendo che è una cosa bellissima, perché qui c'è un pulsantino che è, se noi lo andiamo a premere, si stacca questa parte inferiore e andiamo ad estrarre la nostra batteria. Come vedete la batteria sta all'interno e noi possiamo andare a estrarre la nostra batteria e a posto di andare a inserire di nuovo questo pezzetto, LG ha fatto diciamo un power bank portatile, che quindi noi andiamo a togliere questo, inseriamo questo power bank, lo reinseriamo all'interno del cellulare e possiamo continuare a utilizzarlo usando sempre la stessa batteria e si andrà comunque a ricaricare. Ora comunque lo sto riaccendendo, nel caso vi faccio vedere qualche funzione interna. La doppia fotocamera è davvero ottima, potrete vedere il video si è già uscito di come l'ho utilizzato, ho usato anche lì, ho fatto video con questo cellulare solo e foto usando anche la doppia fotocamera, quindi nel video quello là del museo
di ferroviario di Pietrassa, lo utilizzate e potete vedere anche come fa ed è veramente spettacolare. Le foto fanno veramente impazzire, sono stupende e infatti se mi capita registro video con questo cellulare. Ora lo sto registrando con un'altra fotocamera, però ok, all'interno vabbè non ho ancora niente di che, questa è l'oletta, vediamo se faccio vedere qualche fotina se riesco, tipo si può fare anche la manuale, questa qua è la foto di una luna, sì. La ingrandisco, no, anzi non rende però l'idea, nel caso ve la metto qui perché non si capisce, sto qua tipo preso, poi vediamo un po' una foto un po' più chiara se la riesce a rendere meglio. Ed è veramente, comunque fa delle foto stupende, appunto possiamo andare ad aumentare, diminuire la luminosità e altre varie cose. La fotocamera veramente stupenda. Poi diciamo si presenta come l'iPhone, come l'Huawei, cioè non è un menu preimpostato ma siamo noi, cioè io mi sono creata diciamo io questa sorta di prima parte, ma poi abbiamo direttamente tutto il menu così. Non ho ancora tantissime cose perché comunque non l'ho appunto da tantissimo tempo. Anche qui sono fortunatamente riuscita a trovare una cover che era bianca semplice e poi io l'ho decorata con questi decori di Tiger. E questo qui comunque un telefono molto bello, è uscito da poco e sta tipo sui 400 se non erro, e io comunque l'ho avuto diciamo gratis, gratis con no. Sono felice di averla avuto, però logicamente c'è stata una piccola disgrazia, se così la possiamo chiamare, prima comunque per averlo, che poi io non avevo intenzione di cambiare il telefono e niente, però fa niente, capita. Ora sono solamente alla ricerca della macchina fotografica. Niente, mi sa che mi sto dilungando anche un bel po' a parlare, non so perché, oggi sono un po' chiacchiericcia. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere voi quali telefoni avete avuto, se avete avuto qualche telefono come il mio o qualche, se anche voi avete perso cellulari o all'improvviso vi hanno lasciato. Non vi dimenticate di lasciare un like al video, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.